L'idea è quella di incominciare a fare conoscere questo festival a livello internazionale, invitando anche musicisti di livello internazionale. Sono 3 giorni con 3 concerti di livello eccezionale. Ho voluto portare 2 pianisti completamente opposti, ma in questo momento sono la nuova leva del jazz italiano. Alfonso Santimone, che è un pianista veramente enciclopedico, con uno sguardo per la musica elettronica, aprirà il festival. Alfonso suonerà in questa occasione solo pianoforte. Per i più, diciamo, nel curriculum c'è, insomma, le sue frequentazioni. E per quelli più attenti, fa parte del nuovo trio di Roberto Gatto, che quest'anno sta andando alla grande. Poi il 28 Enrico Zanisi. Enrico Zanisi, non me ne voglia il caro mio amico Bollani, è considerato un uomo. Io lo conosco Enrico da quando aveva 16 anni. Immaginate che quando aveva 16 anni suonava così. Adesso ne avrà più di 20. Ed è vincitore del Top Jazz del nuovo miglior nuovo talento, eccetera. Quindi abbiamo a che fare con 2 pianisti di livello straordinario, ma completamente opposto, perché se Zanisi è verso una musica melodica complessa, ma sempre legata alla melodia, Santimone ha il suo concetto molto metropolitano, e sarà bello metterli a confronto con chi verrà a vedere i concerti. L'ultimo giorno faremo un progetto che io chiamo Caracas Caffè, che è un contenitore, è un'idea legata al Sud America, per chi conosce la mia musica, sono molto legato non solo a Sardegna, ma anche alla tradizione del Sud America, sono per tanti anni con i musicisti della Carica di Dino Saluzzi, che è considerato dopo Astor Piazzolla, che purtroppo non c'è più, il più grande suonatore virtuoso di bandoneon, e Caracas Caffè insieme a Rudy Gandhi, batterista che mi segue da un tempo, ma per 10 anni con Enrico Rava batterista, Dario Gallo lo stesso, che fa parte della mia compagine artistica, vincitore del premio miglior contrabbassista 2 anni fa, stiamo parlando di musicisti di alto valore, ma soprattutto di grande esperienza insieme a me, e contiamo con Enrico Zanisi, che ci sarà un debutto con questo Caracas Caffè con Enrico, e la musica sarà appunto tra le melodie della milonga, del tango, ma anche delle cose di Enrico e della musica.